Sì, ho visitato Castelnuovo e ho apprezzato molto il significato di questo borgo, un borgo che parla della memoria dei sacrifici, della miniera, ma anche della strage nazifascista, parla di una storia di abbandono, ma anche adesso, grazie ai fondi del PNRR, una storia di ripresa, di ritorno alla vita. Ecco, la regione ha voluto premiare questo borgo per quello che rappresenta e a mio avviso ha fatto molto bene. I fondi del PNRR sono una grande occasione. Siamo riusciti ad avere la più alta tranche di risorse proprio perché l'Italia ha saputo negoziare. Noi eravamo al governo, le istituzioni europee ci hanno dato fiducia, 220 miliardi di fondi. Ora bisogna gestirli bene e sarebbe veramente un'assurdità che questi fondi vadano in mano alle forze politiche come Fratelli d'Italia che hanno votato contro questi provvedimenti, sia in Italia ma anche al Parlamento europeo. Io spero che appunto le persone si rendano conto che questa destra antieuropeista sarebbe un problema serio anche per la qualità della vita delle persone e perché non hanno quell'autorevolezza necessaria per trattare con le istituzioni europee e quindi questo danneggerebbe in prima istanza le italiane e gli italiani. Quindi mi auguro che appunto al voto ci sia senso di responsabilità e che gli italiani votino per un'Italia democratica e progressista.